Se anche a te piacciono le armi giganti, sei nel video giusto. Questa è la seconda build Fede Forza che mi sono studiato e che mi ha affascinato fin da subito per l'arma che fa da caposaldo di tutta la build e che mi ha riportato con la mente ai vecchi tempi e alle mie primissime build. Quasi mi scende una lacrimuccia. Ma a proposito di armi giganti, sono andato a prendere il martello di Devonia, un'arma davvero unica che potrai ottenere una volta giunto alle rovine di Ra'u e, se nello specifico hai la grazia antiche rovine di Ra'u Est, ti basterà voltare la telecamera a destra per notare un cavaliere del crogiolo che si erge stentoreo su una roccia. Lui è il tuo obiettivo e dovrai combattere con questo poderoso avversario. Se non hai questa grazia, parti dalla torre minore del viadotto e buona fortuna. Ancora oggi io non ho capito come ho fatto a superare la zona e proseguire nelle rovine. Ma tornando a noi, il signor Devonia, nonostante sia il membro più anziano dei Cavalieri del Crogiolo, non è l'anzianotto che vuole farci pensare. Difatti è riuscito a tirarmi giù una volta, ma armato della mia build con lancia di Mesmer che troverai sul canale, sono riuscito ad abbatterlo e ad ottenere il martello di Devonia e l'elmo martello del crogiolo, di cui parleremo più avanti. Il martellone, una volta al più 10, ha un danno fisico di 360 ed un danno sacro di 107. Gli scaling diventano B in forza, D in destrezza e C in fede, e per poterlo usare ti serviranno 30 forza, 13 in destrezza e 19 in fede. La parte fondamentale della build è proprio l'abilità di quest'arma, il vortice di Devonia, che ti permette di attingere al potere del vortice del crogiolo per consentire al martello di mulinare a mezz'aria, percuotendo alla fine il terreno creando un'onda d'urto. Accumula potenza se caricata. Da qui puoi già capire che più carichi l'attacco meglio è, ma prima di continuare la descrizione recita: martello enorme brandito da Devonia, membro più anziano dei Cavalieri del Crogiolo, arma realizzata con oro primordiale, contraddistinta dai suoi riflessi scarlatti e pervasa da un'antica sacralità. Sulla parte frontale è raffigurato il torrente della vita. Un'arma molto molto interessante, che però per essere utilizzata richiede una corazza pesante ed un focus particolare sul potenziare la sua abilità unica. Io personalmente, per poter reggere più colpi mentre caricavo l'abilità dell'arma, ho indossato un set di armatura che arrivasse ad almeno 51 di stabilità, in questo caso il set completo dei Cavalieri del Crogiolo che mi porta ad una postura di 71. Se vorrai creare una build che sfrutti anche gli incantesimi del crogiolo, potresti indossare l'elmo ottenuto abbattendo Devonia, dunque l'elmo martello del crogiolo, che ti ho accennato poco fa e che hai ottenuto assieme all'arma. Quest'elmo difatti nella sua descrizione recita: elmo indossato da Devonia, membro più anziano dei Cavalieri del Crogiolo. Al suo interno scorre l'energia vitale del crogiolo, la forma primordiale dell'albero madre. Potenzia gli incantesimi della forma del crogiolo. Devonia lasciò le terre dell'albero madre per intraprendere una missione solitaria alla ricerca dell'origine del crogiolo. Come al solito, nelle mie build voglio lasciare libertà di scelta a te. Non voglio creare una build da copia e incollare sul tuo personaggio, ed è per questo che non ho inserito alcun incantesimo né sacro sigillo. Volendo immergersi in una build cosplay, gli incantesimi della forma del crogiolo sono perfetti. Ma, come sempre, la scelta è solamente tua. Nel caso dell'armatura, l'unico requisito che dovrai rispettare è avere una stabilità di minimo 51 per non venir bloccato dai colpi leggeri mentre carichi l'abilità. Colpi potenti o in salto o prese ti bloccheranno a prescindere, quindi comunque va giocata con una certa tattica. Ma gran parte del danno che potrai fare con questa creazione viene dai talismani associati. Ed il primo, visto che il nostro colpo più potente è proprio l'abilità, è la scheggia di Alexander, che potenzia il danno di questo specifico attacco. Successivamente, visto che Vortice di Devonia può essere caricato, ho inserito l'icona di Godfrey, che potenzia l'attacco caricato di magie ed abilità. Nuovamente ho deciso di inserire un nuovo talismano del DLC, ossia Talismano Spada a due mani, che potenzia gli attacchi delle armi impugnate a due mani, cosa che farai per gran parte del tempo, tra l'altro. Per trovare questo talismano dovrei partire dalla grazia base delle antiche rovine, o da qualsiasi grazia che hai già in zona, visto che il tuo obiettivo è arrivare alle rovine della città del tempio.
Io sono avanzato oltre i due golem che ho abbattuto per avere un minimo di pace nel mio tragitto, visto che quello con l'arco diciamo che ti può disarcionare in maniera molto semplice da un tracking allucinante. Ed una volta giunto alla città ho avuto un blackout. Dov'è il buco per entrare? E dopo un 12 giri a vuoto ho deciso di saltare oltre il muro per semplificarmi la vita. A quel punto ho solamente salito le scale che ho visto nella zona ed ho seguito il percorso affrontando un guerriero delle corna e dietro ad esso ho trovato uno scrigno che conteneva il talismano che volevo inserire nella mia build. Infine, l'ultimo slot talismano è completamente a tua scelta. Potresti indossare, per alzare la tua difesa, il talismano Gran Scudo del Drago, oppure, se vuoi potenziare ancora i danni, l'amuleto Scorpione Sacro, che aumenta il danno sacro ma ti fa ricevere più danni. Insomma, creeresti una build che è un po' un dare a avere, ma potrebbe funzionare. Tuttavia, in questo caso, visto che il DLC non è poi così semplice, ho preferito rimanere su una build più tank e reggere qualche colpo in più con della difesa extra. Però potrai inserire quello che preferisci. Ed inoltre fammi sapere nei commenti ogni suggerimento che ti viene in mente per migliorare questa build. Ma la domanda è sempre quella: come si gioca questa build? Essa si presta molto bene e fa danni ingenti. In fondo sono riuscito a batterci Mydra, il signore della follia, al primo tentativo senza trovare alcuna difficoltà. A parte gli scherzi, nonostante io abbia preso delle botte da Orbi, la build ha fatto esattamente il suo dovere, e con il setup che ti ho descritto ho raggiunto gli 8000 di danno con l'abilità caricata al massimo su parecchi boss e su molti nemici. Il danno base dell'arma si aggira attorno ai 2500 e non è affatto male. Ed ovviamente stiamo parlando di un'arma colossale, quindi non è per nulla veloce, ma con la giusta tattica si riesce a giocarla in maniera perfetta facendo un sacrosanto di danni. Esplorando il magazzino degli esemplari, che oramai è la mia zona di test visto che è abitata dai Cavalieri del Fuoco, mi sono reso conto che, sapendo la loro posizione o anche venendo colpito un paio di volte, riuscivo ad abbatterli in un colpo e a caricare tutta la mia abilità senza grossi problemi. Ho provato la build contro vari boss e con nessuno ho trovato particolare difficoltà o qualcosa che mi facesse pensare, per qualche motivo, che dovevo rivedere la build o mollarla del tutto. Non è una build perfetta, probabilmente, e voi mi aiuterete a migliorarla nei commenti. Ma, dal canto suo, devo dire che anche così fa il suo, scusa la ripetizione, e per fa il suo intendo un sacco di danni. Ovviamente, come tante altre build che ho portato, anche questa va giocata con una strategia, perché dipendiamo totalmente dall'abilità e quindi vuol dire poter incassare dei colpi, giocare in maniera da avere sempre un'apertura per poter caricare l'abilità il più possibile e fare danni ingenti. Le statistiche ed il livello a cui giocarla, come al solito, sono completamente a scelta tua. Io tendo a non dare mai delle statistiche ben definite perché, proprio come ho detto prima, potresti decidere di utilizzare degli incanti extra o modificare qualcosa, e dunque le statistiche che ti darei io sarebbero relativamente un problema. Quello che è sicuro è che tutto l'insieme e come ho deciso di giocare la build porta ad avere come statistica principale la forza, che io personalmente porterei anche al 65 per fare un sacco di danni. Sta a te poi vedere quanto mettere nelle restanti voci a seconda del tuo stile di gioco. Potresti volere ad esempio più vitalità o più tempra, o se hai voto aureo dovresti portare fede a 25, cosa non necessaria per utilizzare il martello ovviamente. Insomma, come al solito, sta a te modificare a tuo piacimento la build e creare la tua personale build. Ovviamente sarò reperibile nei commenti come al solito per aiutare ogni qualvolta servirà per ogni tuo dubbio o perplessità. Noi ci vediamo domani o in un prossimo video. Ma tu lo sai di chi sono tutti questi nomi a schermo? Sono i nostri abbonati, quelle persone che ci permettono di fare video sempre più belli e di cercare di stupirvi. Quindi un grande ed enorme abbraccio a tutti voi che supportate il nostro lavoro.